Prendiamo noi. Muoviti. No, va bene, tenete. Ma guarda tu, certa gente da dove spunta. Luca, aspetta, fermati. Dove vai? Luca, ma che fai? Luca, perché vai via? Aspetta. Fermati. Cosa c'è? Dammi una spiegazione. Io non devo dare spiegazione a nessuno, lasciami stare. Ma va a quel paese. Sai Marco, ieri è successa una cosa incredibile. Ho visto Luca parlare con i tipi loschi, che gli hanno chiesto dei soldi. Dopo Luca è scappato e non ha voluto dirmi niente sull'accaduto. Sai, penso che Luca si droghi e io non voglio niente a che fare con gente così. Io neanche. Dico che sarebbe il caso di parlarne con gli altri. Sì, è vero, andiamo. Cosa ne pensate del comportamento di Luca? Per me si droga. Beh, sto lottando. Secondo te l'hai detto? Boh. Dell'altro giorno. Non c'è niente da dire, ho capito tutto. Io sono venuto a chiederti di aiutarmi perché non ce la faccio più, ti prego. Ma non farmi ridere. Aspetta, dai. Lasciami stare, tossico. Luca, ti devo parlare se vuoi ancora rivolgermi la parola. Hai cambiato idea? Sì, ammetto di aver sbagliato. E se quello che dici è vero ti ringrazio, ma non obbligarti, non obbligarti ad aiutarmi. Soprattutto non aiutarmi se ti faccio perdere. Io insieme agli altri faremo di tutto per farti uscire dal giro della droga. Stanne certo, amico. Non so davvero come ringraziarti, Luca. Non ti preoccupare. Grave per affrontare la zona. Dovresti parlare con i tuoi genitori. Ho paura, mi vergogno. Poi non voglio vedere questo dispiacere. Non se lo merito. Io sono sicuro che soffrirebbero molto di più se venissero a sapere da altri. E poi ti vogliono bene, ti aiuteranno molto. Non so, comunque vedrò di parlare con di questo sempre. Fai bene. Lo sai, comunque. Va bene, sei il tempo, ti aiuteranno. Cosa c'è? Hai occupato
tempo ho cominciato a frequentare dei ragazzi. Ora sono in un vicolo cieco. Spiegati meglio, che vicolo? L'eroina. Oh mio Dio, Luca, no! Come hai potuto fare questo? Mi dispiace, papà, davvero. Non volevo darvi questo dispiacere. E da quando? Ormai da mesi. Come ho fatto a non capirlo prima? Che idiota! Solo adesso riesco a spiegarmi le tue camicie sporche di sangue e tu mi dicevi che ti eri tagliato. Ma come si fa? Ma smetti! Te lo giuro! Avrei voluto dirvelo prima, ma non ce l'ho fatta, mi vergognavo. E solo ora ho capito di aver sbagliato. Secondo me la soluzione migliore è che tu vada in una comunità per curarti. Provaci almeno, se... provaci! No, in comunità non ci voglio andare. Ce la faccio da solo. Luca, tuo padre ha ragione. Provaci almeno, cosa ti costa? E va bene, entrerò in comunità. Ma se non mi troverò bene me ne andrò. Ok. E troverò un'altra via per uscire dalla droga. Dai che ce la farai. Buongiorno. Buongiorno. Nome? Luca. Aspetti che prendo la tua cartella green. Luca. Sono venuto qui di tua spontanea volontà e ci hanno costretto. È una cosa molto importante ai fini della terapia. Se devo essere sincero, sono stati i miei a mandarmi qui. Ma io sono convinto di poter uscire dalla droga da solo. Allora, se è così, è molto meglio che tu torni a casa. Ma sei pronto per affrontare questa terapia? Sì, sono d'accordo con lei. La ringrazio per avermi capito. Buongiorno. Buongiorno. Luca, ma cosa ci fai qui? Non dovevi essere in comunità. Te stai zitto. Ma bravo. Zitto. Te la butto fuori quel ragazzo. Ma io ho finito. Luca, ma che ci fai qui? Scusami, ma ho bisogno del tuo aiuto. I miei mi hanno cacciato di casa. Per adesso non so, spiegami tutto. Sono uscito dalla comunità e appena arrivato a casa i miei non mi vogliono più. E mi sei rimasto solo tu ad aiutarti. Per ora rimani qua, poi vedremo cosa fare. Tieni, leggi un libro. Senti Paolo, io e tua madre pensiamo che la permanenza di Luca in casa nostra potrebbe crearci dei seri problemi. Non è vero, io voglio solo aiutarlo. Io sono contrario al fatto che tu rimanga qui. Quindi ti prego di trovarti un'altra sistemazione. Ah sì? Allora io me ne vado. Fermati, dove vai? Torna indietro. Dov'è Paolo? Non importa. Luca, penso sia meglio che tu vada via di qui. Potresti influenzare Paolo e condurlo sulla tua stessa strada. Io non potrei mai far questo. Paolo è l'unico amico che mi è rimasto e non permetterei mai che succedesse una cosa del genere anche a lui. Non mi interessa, te ne devi andare. Va bene, stai calma, ora me ne vado. Ma vaffanato. No, Paolo, ascolta. Penso sia arrivato il momento di andarmene. Non posso restare qui troppo a lungo. Procurerei troppi problemi tuoi. Sì, hai ragione. Infatti stamattina i miei mi hanno pregato di farti capire che tu qui non puoi stare. Ma se vuoi, riproverò ancora a riparlare con tuo padre. No, lascia stare. Hai già fatto anche troppo per me. E da domani forse non mi vedrai mai più. No. Amico mio. Perché? È meglio non dire niente a nessuno, specialmente a Paolo. Soffrirei troppo nel lasciarlo così. Allora cercherò di non farlo male. Me ne andrò.
another hero, another mindless crime behind the curtain.